Fin da quando ero bambino ho sempre amato e gustato i biscotti. Ne ho mangiati di tutti i tipi e forme. In particolare mi è sempre piaciuto inzupparli nel latte fresco la mattina a colazione. Ma c'è un biscotto che più di tutti mi faceva impazzire per il suo sapore e ancora oggi è il mio preferito. È in assoluto il biscotto più buono che io abbia mai mangiato. Di cosa sto parlando? Del biscotto Caviadino, il biscotto tipico della Valsassina. Buongiorno, sono Roberto, vi presento la produzione del caratteristico biscotto della Valsassina artigianale, il Caviadino. Il caviadino nasce dalla cultura contadina, quindi poche materie prime fresche, genuine. La farina, lo zucchero, il burro, uova fresche, lievito e sale. Pesiamo ogni ingrediente secondo ricetta e quindi lo impastiamo nell'impastatrice. Dopo aver impastato per 10 minuti tutti gli ingredienti, andiamo a stendere la pasta frolla sul piano lavoro, dove verranno formati manualmente ad uno tutti i caviadini. Una volta distesa la pasta frolla dello stesso spessore, si prende lo zucchero e si cosparge, al fine di avere una doratura del biscotto una volta cotto. Una volta pressato lo zucchero nella pasta frolla, viene tagliato a delle liste. Ora andiamo a prendere ogni singola striscia per ricavare i caviadini. La forma dà anche il sapore al biscotto, quindi è molto importante. Fare caviadini è un vero piacere perché ci rendiamo conto che portiamo avanti le tradizioni del nostro paese e soprattutto sono fiero di averle trasmesse anche ai miei figli che spero porteranno avanti questo lavoro. Una volta finito l'intaglio dei caviadini, passiamo alla cottura nel forno a temperatura fra i 180 e i 190 gradi per 20-25 minuti circa. È importante che la cottura del caviadino sia omogenea. Una volta cotto il caviadino viene lasciato raffreddare e quindi confezionato manualmente. Mi
mi riempie di felicità sentire l'amico Roberto dire che fare i caviadini è un grande piacere, perché porta avanti le tradizioni del nostro paese. Ed è felice di aver trasmesso questa passione ai suoi figli. Come mi riempie di felicità veder condividere i saperi e i sapori dell'uomo insieme alla natura che prospera in questi luoghi. A presto.